Con noi c'è Pierluigi Properzi, candidato sindaco dell'Aquila per la lista Domani l'Aquila e, da ieri finalmente, anche del PDL. Professore, finalmente è arrivata questa ufficializzazione. Ma io davo per scontata questa ufficializzazione, mi fa ovviamente molto piacere che Alfano abbia confermato quelle che erano le decisioni degli organi istituzionali del partito che se ne erano occupati, in particolare del provinciale e del regionale. Ora si tratta di partire, intorno alla definizione di un programma e attraverso una accelerazione di coinvolgimento nella campagna elettorale di tutte le forze del PDL. Parliamo proprio di questo, di costruzione. Secondo lei ci sono i tempi per una costruzione di un consenso forte? Perché una candidatura come quella di Biagio Tempesta, per non andare troppo lontano, fu preparata con mesi e mesi di lavoro per far accettare questo candidato alle persone. E su di lei si è, con responsabilità varie, sul suo nome si è ballato molto, insomma. C'è tempo, adesso che è tutto chiaro, che il quadro è chiaro, di costruire il consenso su di lei? Intanto diciamo che io mi devo far conoscere, perché gli altri candidati forti in questa campagna elettorale sono chiaramente più conosciuti di me, fanno politica da molti anni, mentre io mi affaccio ora al dibattito politico e ad una campagna elettorale. Questo è uno svantaggio indubbiamente, ma per altri versi è anche un grosso vantaggio. Perché io porto in questa campagna elettorale una posizione molto diversa da quella degli altri che sono in genere politici di vecchio corso. Soprattutto rappresentano quelle due anime che si sono scontrate inutilmente per 3 anni ed hanno bloccato la ricostruzione. Io voglio spiegare in questo mese che ci divide dalle elezioni che si possono percorrere altre strade. Meno chiacchiere, meno conflittualità, più cose serie sulle quali trovare convergenza, non trovare conflittualità. Io non ho bisogno di ulteriore conflittualità. Io devo ricomporre intorno a progetti, intorno a idee, la convinzione degli aquilani, ad avviare una ricostruzione vera. C'è tempo per farsi conoscere alla gente, come dice lei, in un mese. Io penso di sì, basta essere molto sintetici nella comunicazione, basta riuscire ad affrontare quelli che sono i nodi veri del problema ricostruzione nella città, che non sono solo quelli inerenti alla ricostruzione delle case e la ricostruzione delle infrastrutture, che pure sono gli elementi essenziali e ai quali è legata non solo la vita dei cittadini che sono ancora fuori dalle loro case, ma secondo me bisogna avere uno sguardo molto proiettato al ruolo futuro della città. Su questo ci arriviamo magari adesso, restiamo un attimo sulla coalizione. Alfano ha chiesto una lista forte del PDL, tanto per cominciare. E, ci sarà il PDL, ci sarà Domani l'Aquila, come altro sarà composta questa coalizione? Ma io ritengo che ci saranno altre liste civiche che sono in fase di A definizione, quanto arriveremo? ma io penso che questo sia, per quello che riguarda Domani l'Aquila, ci saranno due liste, una Domani l'Aquila e una d'appoggio. Per quanto riguarda il PDL, mi dicono che stanno costruendo altre liste, anche differenziate sul ruolo territoriale, quindi tenendo conto della distribuzione delle frazioni, dei problemi delle frazioni. Certo, facciamo un passo indietro. Le primarie, se ne è parlato a lungo, è stata fissata una data, poi alla fine sono saltate. Secondo lei questa incertezza che c'è stata, le può provocare di avere un pacchetto di voti in meno? Cioè la gente voterà di meno PDL e centrodestra perché non ci sono state le primarie? Il danno lo hanno sicuramente provocato, perché se ne dica in giro, questo non è dipeso da una mia scelta. Io avevo preparato la lista, avevo le firme, le avevo presentate. Il problema è che venendo meno il candidato del PDL si sarebbe trattato di una prova muscolare tra me e il candidato della destra, Luigi Teramo. che
a mio avviso non avrebbe avuto molto interesse per gli elettori e che avrebbe sicuramente prodotto una visibilità per il candidato della destra, e al quale io ho anche proposto di spiegare insieme queste cose agli elettori per far capire meglio. Questo non è stato possibile, a me dispiace che questo abbia prodotto delle lacerazioni, ma io sin dall'inizio avevo detto che avrei partecipato a delle primarie, del resto proprio un'intervista rilasciata a voi, avrei partecipato alle primarie se le primarie erano primarie di larga convergenza. Certo. Due esponenti minori non sono una larga convergenza tale da determinare le primarie. Sia lo stesso D'Eramo sia Lombardi hanno detto che le primarie rispettivamente le avrebbero vinte loro. Lei che ne pensa? Come sarebbero andate queste primarie? Beh, sa, tutti dicono che vincono. Va bene. Però lei ha parlato di lacerazioni poco fa, qualcosa ancora continua a esserci, per esempio il caso di Chiara Petrocco che ha annunciato l'uscita dal PDL e la sua candidatura in solitaria, ha destato scalpore soprattutto perché nella famosa riunione del coordinamento provinciale lei aveva votato il documento in suo favore. Come l'ha interpretata questa mossa? Ma io non ritengo che sia una mossa orientata contro di me. Penso che sia stata un modo per un componente importante del partito per dire che bisognava uscire dall'incertezza, che non si poteva continuare con delle incertezze inutili. Ecco, io l'ho letta così, perché del resto anch'io mi sono trovato a dover richiedere un'accelerazione, cioè, nelle decisioni. Quasi a minacciare, diciamo. Ma io non minaccio mai nessuno. Diciamo, sono i giornalisti che in genere sottolineano, insomma, voi vivete di sangue e arena, tutto sommato, per cui è evidente. Riportiamo i fatti. Li riportate in una maniera che destino l'attenzione. Interessante, certo. Però lei non ha minacciato, però un problema nel PDL aquilano, cioè forse non è mai nato il PDL aquilano, o forse troppe anime. Non voglio fare la storia del PDL, anche perché non sono io la persona più adatta a fare la storia di un partito che io reputo un grande partito e che ha un ruolo molto importante e molte responsabilità nella storia non solo dell'anno. E indubbiamente qualche cosa non ha funzionato, perché sennò non è spiegabile come ci siano state una serie di prese di posizione. Prese di posizione che io ritengo siano avvenute in assenza soprattutto di un progetto. E il fatto che io sia il portatore di un progetto ben riconoscibile per quello che riguarda la città, secondo me deve essere un importante argomento per una convergenza progressiva nella ricostruzione non solo della città, non solo della società aquilana, ma anche per in qualche modo riorganizzare meglio le forze che storicamente si sono riferite al PDL. Questo ovviamente non lo posso fare da solo, non lo posso fare solo con un buon progetto, ci serve un confronto leale sulle cose. Però qualcuno dei maggiorenti del PDL ha scelto altre strade? Questo tipo di scelta è sempre personale, non criticabile. Io ritengo che queste persone abbiano sentito bisogno di una maggiore riconoscibilità, e questo è legittimo per uno che fa politica, ma anche di un progetto in cui credere. Ecco, su questa seconda parte io lavorerò, perché sono persone che vanno tutte riconquistate con la forza di un progetto di larga convergenza. Allora andiamo appunto al programma, quello di cui parlava all'inizio. Innanzitutto, lei pensa di essere avvantaggiato da quello che fa di lavoro, insomma, dalle sue competenze? In parte sì.
Le dico perché in parte. Effettivamente io, il mio lavoro è essenzialmente questo, cioè quello di pensare al futuro delle città e intorno a questi progetti che non sono progetti dell'urbanista, ma sono progetti della collettività che è interessata a fare. Non sono libri dei sogni, diciamo, come si dice? Assolutamente no, perché una delle critiche storiche all'urbanistica è proprio questa. In genere i libri di sogni servono quando non si vuole decidere e quando i politici non vogliono prendere impegni. In questo caso, essendomi messo in gioco io in prima persona, so quali sono i difetti di un certo tipo di retorica urbanistica, i cosiddetti piani strategici, libri di sogni costruiti in maniera omologa per tutte le città italiane. Allora, cerco di essere sintetico su questo punto. Il fatto di essere un urbanista, cioè una persona che trova il punto di condivisione tra le diverse anime di una città in relazione al progetto del loro futuro, secondo me è valore aggiunto che la mia partecipazione alla campagna elettorale e soprattutto la mia candidatura a sindaco rappresentano. È evidente che gli altri candidati possono chiamare il miglior urbanista del mondo dopo aver vinto le elezioni. La differenza è che io so le cose che si devono proporre alla città e soprattutto come si fa a passare dai progetti dei singoli al grande progetto per la complessivo. Città. Senta, degli avversari principali chi le fa più timore, Cialente o De Matteis? Io non ho timore degli avversari, nel senso che se si entra in campagna elettorale il confronto deve essere ampio e vero, sostanziale, sulle idee. Io devo anche da questo punto di vista riconfermare il fatto che io non farò una campagna contro e cercherò di mantenere toni bassi allo scontro, perché ai cittadini non interessa una campagna fatta a base di insulti. Devo anche sottolineare che recentemente alcune mie parole che riguardavano essenzialmente De Matteis sono state in qualche modo sottolineate e cambiate troppo. Quello non è il mio linguaggio. In particolare, nella campagna elettorale io vorrei che ci fosse il confronto su due o tre questioni che sono centrali. Quali? La prima è come si pensa di riorganizzare la macchina comunale, perché senza quella non si va da nessuna parte. Nel 2007 era una delle priorità di Cialente neoeletto riorganizzare. Ci siamo trovati con un terremoto, certo, ma anche con una conduzione non buona delle risorse notevolissime che sono state messe a disposizione. Il fatto che sia stata accettata la presenza di una filiera composta da due consorzi di natura privata, perché Cineas e Reluis, sotto la sigla università, sono due consorzi privati che non potrebbero neanche esaminare le pratiche. E invece sono stati messi in condizione di farlo malissimo, di bloccare la ricostruzione, e tutto questo senza che sia stata spesa una parola dall'amministrazione comunale per impedire tutto ciò. L'altra questione centrale sulla quale io vorrei avere un confronto è sull'economia. È vero che il comune non è un soggetto economico primario, ma il modo in cui il Comune dà certezza agli operatori e definisce un ruolo per la città dell'Aquila, una prospettiva per la città dell'Aquila, non quella che è descritta nei cosiddetti piani strategici, ma fatta di relazioni vere con altre realtà, reti corte, reti lunghe, con chi vogliamo
insieme a chi vogliamo lavorare. Ecco, questo secondo me è l'altro grande tema. Infine, terzo, se mi è consentito, come no, è quello che è più vicino a me, ed è quello del territorio. Per varie responsabilità è stato fatto uno scempio del territorio aquilano, che è sotto gli occhi di tutti, innescando situazioni di conflittualità fra i cittadini che troveranno difficilmente soluzioni. Parliamo di case e MAP, chiaramente. Ma anche delle casette della delibera 58. E oggi tutto questo è molto difficile da risolvere. Bisognerà trovare, insieme a tutti i cittadini, tutti, non considerandoli per parti, delle soluzioni credibili, che saranno servizi, che saranno mobilità, non solo su gomma, che saranno soprattutto impegni seri, veri, non di facciata, sulla riduzione sino al consumo di territorio zero. Io non sono un fondamentalista, però ritengo che non possiamo occupare più un centimetro di nuovo territorio. Dobbiamo riqualificare tutta questa enorme estensione dequalificata, destrutturata, che è rappresentata da questa ameba urbana che è lunga 15 chilometri. Certo. E che diventerà lunga 30 chilometri. Cioè delle dimensioni della conurbazione di Los Angeles, per capirci. Sì, con molta meno popolazione però. L'altro problema è quello connesso che noi dovremo affrontare la ricostruzione della forma urbana con una popolazione che è in calo. Perché non si hanno le cifre, non capisco perché non si abbiano le cifre, ma tutti hanno la sensazione palpabile che ci sia meno gente, che molti aquilani abbiano deciso di andare via definitivamente. E questo è un altro grosso problema che va affrontato, torno su quello principale, sì, facendo capire ai cittadini cosa sarà l'Aquila in un prossimo futuro per il lavoro, per lo sviluppo e per le relazioni con il contesto che gli sta intorno. Certo.